Ciao a tutti e bentornati al 18° episodio dedicato a Sid Meier, Civilization 6. Stiamo giocando con Alessandro Magno dei Macedoni, difficoltà 7, immortale e la conquista del Congo si sta facendo difficile perché non mi lasciano veramente pace questi congolesi. Sono molto tenaci. E io faccio molta fatica a... Scusate un attimo perché qui ci sono dei pirati un po' forti. Faccio molta fatica a scalfire le difese della loro città più settentrionale che è Mbamba, che ha delle difese veramente tenaci. Per levare quella piccola barrettina che vedete in alto blu, ho perso tipo quasi tutta la flotta, un po' di artiglieria e se rimango da solo con la fanteria poi... cioè ci posso fare ben poco. Quindi speriamo bene, nel frattempo io sto spostando tutte le mie truppe a sud, quelle che ho in Africa perlomeno, quelle che invece ho in Russia e in Asia e in Afghanistan rimangono ferme perché potrebbe esserci molto presto, parlo proprio di questo, una guerra contro l'India. Non ho ancora iniziato a costruire il progetto Manhattan, ma appena Cracovia avrà terminato l'artiglieria inizierò a costruirlo. Inoltre a Cracovia dovrei veramente costruire anche fabbriche e migliorare la produzione in generale. Adesso vediamo come si può fare. La fabbrica e la centrale elettrica vanno comprate, questo è il punto. Manhattan Project, 26 punti, Cracovia, focus sulla produzione, quindi 25 turni. Madrid ha completato scusate, l'aeroporto e quindi iniziamo a costruire i biplani a Madrid. Kabul ne costruisce, non lo so. Unità direi, fanteria, anche se ci mette miliardi di anni, fanteria. Ok. E si va avanti così. Vedete che mi mirano all'artiglieria, sono intelligenti, perché sanno che con l'artiglieria posso effettivamente fare danno, perché se butto giù tutte le difese di Mbamba poi... Con i fanti che mi ritrovo riesco a fare veramente tante belle cose. Senza le loro difese sono esposti. Con le loro difese sono molto potenti. E quindi dobbiamo veramente tenere duro. E non abbiamo tantissima artiglieria, purtroppo, ahi noi. Tanto qui ne abbiamo costruita una che tra l'altro è a 3 stelle. La portiamo direttamente a Kabul per quando ci sarà l'avanzata finale. Intanto vedete che a Hyderabad l'esercito indiano è schierato, è molto ricco. Devo dire che vedere degli eserciti di catapulte mi fa un po' ridere, però poi quando vedo le squadre anticarro con 3 stelle, bah, eserciti veramente tosti. E come vedete non è semplice gestire le battaglie. D'altra parte stiamo giocando a 7, me l'avete chiesto voi, io sono contentissimo di farlo, quindi non mi sto lamentando, è semplicemente un commentary appassionato. Ah, a proposito, Mbamba, qui c'è una meraviglia, se non sbaglio. Una qui sicuramente, quindi ci cureremo se riusciremo a prendere questa città. Quindi sono ancora più carico e spero veramente di farcela. Intanto inizia a scendere anche la salute di Mbamba. Adesso le cose iniziano a piacermi molto di più ragazzi. Inizio a vedere la luce in fondo al tunnel. Speriamo. Ok, carro in posizione, qui andiamo a Madrid. E poi le altre rotte interne magari le faccio partire da Cracovia. Così Manhattan Project va un po' più rapido. Avevo ancora 7 linee potenzialmente da fare. Merda, cosa mi hanno fatto fuori? Un fante? Artiglieria, altro che fante, mi hanno fatto fuori l'artiglieria, ragazzi. Quindi adesso ho solo la mitragliatrice e la nave che spingono. E per fortuna che Bamba è gialla, perché sennò non so come avrei potuto fare. Grande personaggio, dove sta? Ahmad Shah Massoud, grande generale, perfetto. Niente, io adesso inizio a spingere come si può. Porco cane, porco cane.
Porco cane. Rischiamo di non farcela. Rischiamo di non farcela, ragazzi. Whatever. Ok, emissari dove? Ma Zanzibar, diventiamo sovrani così guadagniamo qualcosa e poi cerchiamo di diventare sovrani anche di Buenos Aires così derubiamo gli indiani. Allora, con Buenos Aires dovremmo risolvere il problema della felicità, speriamo. Tu vai a Cracovia e tu da Cracovia mi vai a Pella. Boom. E Sid lo eliminiamo. Non so se El Cid. Ok, trasferiscilo a Pella. Ecco qui. Il carro può scendere. Allora, mitragliatrice, no, non è lei che attende ordini. Tu salti. Tu vai direttamente a Cracovia. Avanti. Tu salti. Sta corazzata non so cosa fa di fare. Ma guardate quanto cazzo siamo grandi, guardate quanto stiamo facendo fatica a prendere una città, una sola, unica, singola città. E Toronto mi ha dichiarato guerra. Toronto mi ha dichiarato guerra. Merda! Se l'è in vain bazinga. Ah. Quando Dio ha detto sia Intanto nato posso il costruire mondo, gli la guerra fredda. incrociatori lanciamissili. Peccato che non sono dentro ai confini, quindi non posso farlo adesso, ma. Niente, qui si va avanti come si può. Con l'assedio. Fissione nucleare, dispositivo termonucleare, operazione Ivi e modulo di reattore marziano, non me ne frega la mazza. In realtà le bombe atomiche più potenti certo che mi piacciono, quindi perché no? Plock adesso mi costruisce. Ah, commercianti sono finiti? Bene, allora. Allora Plock dovrebbe essere in grado di fare una centrale nucleare. Tu magari saccheggia, no, non si può. Ok, Cracovia, a Plock più 4 punti di produzione, ad Alessandropoli più 3. E tu, generale Sid, non so che farti fare. Forma un corpo con unità militare terrestre. Ah! Allora, spostalo a Memphis. Così gli facciamo fare un corpo con un'unità militare terrestre, che so. La prossima che abbiamo. Intanto il carro invece con il nuovo generale scendono a sud. Benissimo, turno successivo. Vediamo un bamba chi bombarda probabilmente le navi. O la mitragliatrice, perché sono quelle che abbattono le difese. Non so che cosa sia successo, ma non abbiamo perso alcuna unità per ora. Dobbiamo continuare così, incessantemente. Bottega. Ok. Come vedete sto dando un po' di ordini a casaccio alle mie varie città perché si devono semplicemente riparare e funzionano nella misura in cui adesso in una casella con un'unità militare che non è un corpo o un esercito, ok? Quindi ad esempio questo carro armato può diventare con il SID. Ok. E abbiamo creato un corpo dal SID che non ci serviva più. Adesso questo carro armato vale 2. Chiaro, 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 ok. Ed è anche abbastanza forte, quindi.
Non l'abbiamo sprecato. Allora, anche questo va a Cracovia, che diventerà la nostra città della produzione, e poi anche le testate nucleari le produciamo a Cracovia. Sono veramente curioso di vedere come andrà a finire. Vediamo se la mitragliatrice e la nave rimangono in piedi. Finché posso bombardare, rimango fermo. Quando non potrò più bombardare, assalti frontali. Molto pericolosi, ma per Manzhakong invece devo assolutamente portarmi dell'artiglieria in più. Ma sto sperando di avere gli aerei fra 13 e fra 5 turni. Speriamo davvero. Ok, vai, spara. Meno 3 difese, meno 7 salute, niente di eccezionale, ma va bene così. Meno 6 difese, meno 9 salute. Sconfitta rovinosa. Però non perdo tantissima forza. Ho perso soltanto 43. Sì, invece con quello da 2, 66. Però capite che io in questo modo un Bamba la prendo il prossimo turno. E visto che c'è una meraviglia, in teoria dovrei riuscire a curare tutte le altre unità. Ergo, insomma, non è così male, dai. Turno successivo. Vediamo se Mbamba mi fa fuori un'unità. Penso di sì. Mi chiedono la pace. La rifiutiamo. No, no, no. Mbamba, no, no, no. Mi hanno fatto fuori l'unità di fanteria che si trovava sopra l'università. Ma noi adesso gli facciamo fuori l'intera città. E quindi godo tantissimo. Perché curo anche tutte le mie forze. E potenzio magari anche questa flotta. Boom! Con il corpo di elite, Mbamba diventa roba macedone. Allora? E abbiamo l'input sulla fusione nucleare. Fantastico. Semplicemente fantastico. Ok, stiamo perdendo soldi a GoGo. Ah no, vabbè, Cartagine ha già il porto, ha fatto una cazzata. Abbiamo uno slot militare in più. Più 100 produzione delle navi di epoca moderna atomica dell'informazione. No, riportiamo la logistica che mi piace molto di più, conferma. Ah, perché abbiamo l'Alhambra che ci dà uno slot militare in più. Not bad at all. È bello conquistare le meraviglie dei nemici e goderne. È molto bello, davvero. Allora, qui non abbiamo soldi manco per le palle. Andiamo a commerciare. In realtà 123. Non capisco, mi dava un meno, poi un... vabbè. No problem. Niente, adesso ci si porta in avanti con l'assedio e si va direttamente a Mbanza, che non è protetta da nessuno perché penso di poter... penso di poter dire che l'esercito... congolese è stato completamente distrutto. Quindi Simbanza sta bombardando, però non può fare niente. Quindi ci stiamo avvicinando a conquistare la penultima delle capitali che servono per la vittoria di dominazione totale. Quando Not dico bad at all. operazione E abbiamo la militare. fusione. E adesso che abbiamo la fusione, secondo me possiamo permetterci un po' tutto. Tutti i comportamenti che, sopra le righe. Vai.
incrociatore. Pella, 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 pella. Ok, io direi, costruisci per favore un incrociatore lanciamissili. E anche Dione, anche se ci metti una vita. No, 82 turni, no, dai. Cos'è sta storia? Fai il faro. Dione è inutile, è una città inutile, dai, diciamocelo. Va bene. In queste fasi cioè, mi mancano un po' i lavoratori automatizzati di Civilization 3. Devo essere sincero. E di Civilization 4 e 5. Penso che fossero stati introdotti dal 3, ecco perché ho detto 3. Ma nel 5 li usavo veramente a bomba. Sneak, sneak, sneak. E ripariamo le fattorie. Molto bene. Ma tu sei a Cracovia e fai il controspionaggio sui distretti industriali ancora. E poi devo mettere da parte i soldi per comprare le centrali a Cracovia. Cazzo, mi sono dimenticato. Attendere, prego. E noi attendiamo. Adesso devo potenziare ancora una volta la mia nave. L'incrociatore è sicuro. Non cambio un cazzo. Cioè, in realtà cambia perché se si può curare fuori dai confini, magari aiuta, però. Ok. Meno 4 difese, quindi se attacco, sconfitta rovinosissima. Vabbè, l'importante è saperlo, dai. Ok, Tarso ha prodotto un carro che mandiamo direttamente al confine in Afghanistan. Se si può. Grazie. E va bene. Banane, not bad. Pace. Manco per le palle, rifiuta. No, 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 non si fa, non si fa. Se soltanto avessi tipo 4-5 artiglierie, avrei già preso sta città. Ma come si suol dire, se mio nonno avesse tre palle sarebbe un flipper. E quindi. Nessuna innovazione nel. Non preoccupatevi delle manovre. Puntate direttamente. Militarizzazione? Ah, perfetto, più 50 la produzione. Delle unità di fanteria e magari la cambio. Ah no, ma ce l'avevo già. Ah, non lo so, non lo so. Ragazzi, sono un pochino, come dire, frustrato. Diciamo così, frustrato dal fatto che vorrei averla già finita questa guerra contro il Congo, vorrei aver già iniziato quella contro l'India. Ma non posso. La cosa mi rompe un po' le palle. Posso dirlo. Ok, Attusa ha costruito il primo aereo, forse. Sì. Ergo, ne costruiamo un altro e questo aereo biplano, io adesso vorrei però utilizzarlo per bombardare Mbanza, però non posso, cambia base. Sì, no, invece posso andare a Mbamba, cioè posso costruirlo soltanto dove ho l'aeroporto, però poi posso utilizzarlo altrove. Speriamo che funzioni perché è un po' la mia ultima salvezza, posso dirlo senza vergogna. No, 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 stai qui. Avanti.
L'episodio sarebbe dovuto finire adesso, però ci facciamo come sempre un paio di turni in più. Il balletto esprime una Ok, pratica. il balletto non mi interessa, stavo andando avanti un po' così, randomicamente. Guardate che meraviglia che abbiamo. Comunque adesso la mitragliatrice può sparare due volte per turno perché ha 5 promozioni. Ed è veramente il top. Più l'incrociatore lanciamissili, quindi ecco, questo mi fa un po' di danno in Banza, mi piace. Il biplano, vediamo un po'. Posso attacco aereo disloro? Perché non posso fare l'attacco aereo? Cambia base, disloca. Cazzo vuol dire? Grazie mille per la dislocazione. Ha ragione, l'attacco 3 non serve un cazzo. Io che speravo tanto, ma non serve assolutamente a nulla. Al momento, poi più avanti saranno più potenti, potrò fare dei jet magari. Però adesso no. Adesso no. Costruttori, qualsiasi cosa, whatever. Dove vedo Sovrano Gandhi, devo cercare di andare a rompere le palle. Questa è un po' la mia missione al momento. Ok. Sposta anche questa anche a Cracovia e andiamo avanti così. No, niente, non ce la faccio, ragazzi. Senza la giusta artiglieria è un suicidio. Devo fare la pace con Banzan Kongo e probabilmente nel prossimo episodio, a questo punto, La chimica concentrerò continua. tantissima produzione di unità militari verso l'Africa e probabilmente anche il primo ordigno nucleare lo lanciamo su Banzan Kongo e poi cerchiamo di conquistarla con i carri perché è chiaro che così non funziona. Facciamo la pace, fai la pace. Prendi lo scambio più equo, come non posso accettare, ma ti prendo a calci nel culo. Mi dai bamba, mi dai i giocattoli, mi dai l'avorio, mi dai le pietre, tutte quelle che hai. Sì, sono felice di accettare tutto. I soldi no, perché i soldi puzzano, non mi piacciono, sono opera del demonio. Ok, accettiamo. Mi dice grazie mille, quindi... Allora, siamo riusciti a tenerci Banza Kongo rimane nelle mani del nostro amico Amvemba Zinga. E noi adesso dobbiamo prepararci però per fare una sorpresa sia a lui sia agli indiani che, se ho capito bene, hanno già lanciato, perché ho visto la nota, hanno già lanciato i satellite sulla Luna e quindi gli manca soltanto lo sbarco su Marte, hanno vinto. Quindi devo attaccarli, devo conquistarli. Problema, devo veramente darmi da fare perché le cose qui stanno andando molto a rilento. Ergo, forse mi toccherà attaccare prima l'India e poi tirare in Banza Kongo per ultima. È un'idea. È un'idea che potrei tenere in considerazione. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Deciderò cosa fare. Intanto, pollice in su e a presto.